Comitato Fabio Di Fermo, l'associazione Centocelle Urbis, è complesso, nel latino Centocelle Urbis, Teatro La Forma, qui era, è la continuità del vecchio e storico Teatro di Centocelle. E abbiamo voluto fare questo incontro approfittando della presenza in Italia del nostro amico e compagno Giustino Di Fermo, papà di una vittima di un veloce attentato colpito dalla mafia di Miami. In quell'attentato perse la vita e il suo giovane figlio. Avremmo, dovrebbe arrivare anche di Giuliani, non devo spiegare di Carlo, tutti sanno. Abbiamo voluto invitare, perché rappresenta un simbolo di resistenza, noi diciamo resistenti della terra, alcune ambasciate in particolare, l'ambasciata di Cuba con l'ambasciatore Rossi, il compagno e amico Esteban, ambasciatore di Bolivia, che rappresenta la grande vittoria dell'Indio e della parte del Latin America. Abbiamo il nostro responsabile degli esteri internazionale, il compagno deputato Jacopo Lemier. Non possiamo mai ringraziare gli invisibili, tanti le tante che riempiono i cortei, le piazze e danno a noi la possibilità di pensare che è possibile guardare alle grandi trasformazioni, alle alternative. Non possiamo mai ringraziarli perché non conosciamo i loro nomi, i loro cognomi. Sappiamo che alcuni di loro sono anche un senza casa, un senza tetto, quindi da volte non sono un senza nome, un senza lavoro, eccetera, eccetera. Ma sono ciò che noi viviamo e ciò che noi vogliamo rappresentare ogni volta che ci incontriamo e quando diciamo no ai terrorismi. E quando diciamo sì alla pace, e quando rilanciamo un'altra idea di internazionalismo, un nuovo internazionalismo, e ne parleranno in maniera approfondita i compagni che sono qui. Sono compagni dei comunisti italiani, di Rifondazione. Avevamo invitato alcuni compagni del Partito Democratico, ma può darsi che essendo in formazione non sapevano chi mandare, e quindi non li abbiamo alcuni presenti, ci auguriamo che ci raggiungano. Quindi io do subito il microfono. Mi sento molto onorato di stare qui in questa assemblea. Anzitutto importantissimo che gli esponenti di Cuba con il suo imbarcador e l'imbarcador di Bolivia, che io fui alla presa della presidenza di Evo Morales, mi invitò. E tutti i componenti di questo collettivo. La mia testimonianza, ogni giorno, quando mi trovo a Cuba, la mia seconda patria, la mia patria è l'Italia, sarà sempre l'italiano. Però ho eletto Cuba perché Cuba onora tutti i giorni i suoi eroi, i caduti del terrorismo, che sono 3.478, immaginate voi, e nessuno sa niente della quello che hanno fatto i terroristi contro questo piccolo paese. Quando Fabio ci lasciò nel 4 settembre del 1997, quasi 10 anni fa, io sto aspettando ancora giustizia e penso che arriverà il giorno della giustizia, altrimenti io non potrei più lottare. Come arriverà? Arriverà perché il mondo, i popoli del sistema nel quale stiamo vivendo ogni giorno affrontano grandissimi problemi sociali, morali, di lavoro, di atti di terrorismo di tutti i tipi, e per questo ho deciso di continuare a lottare a Cuba ogni giorno con sempre maggior entusiasmo e amore, perché credo che i popoli meritano un sistema migliore del sistema capitalista. Adesso darei senz'altro la parola al compagno Ronchi. Grazie a tutti per la
bella serata, ma no es necesario hablar. Justino ha hablado por mí. Gracias, Justino. Non parlo bene italiano, non so se può parlare in spagnolo. Primero che nada quiero agradecer a los organizadores por invitarme. Es un esfuerzo y antes que todo, Justino, nuestra palabra de solidaridad. Creo que tú muy bien has dicho vencer este sistema capitalista es justamente el honor que podemos dar a Fabio y queremos hacer. Hermano mayor, Cuba, nos está ayudando. Quiero agradecerlo públicamente, pero a la vez quiero agradecer también y un mensaje. Si no está acá el embajador de Venezuela, Venezuela también nos está ayudando. Y veo que a poco, jóvenes como él, justamente, los jóvenes que están presentes acá, autoridades, necesitamos la solidaridad no solo por Cuba, necesitamos la solidaridad por el alma. Es esto lo más importante que deberíamos hacer, y esta solidaridad significa un proyecto regional donde nosotros queremos demostrar que no solo el sistema capitalista es lo más importante. Ahora en Bolivia estamos demostrando con resultados pragmáticos que podemos hacer otro sistema. Sinceramente, Justino, queremos solidarizarnos contigo y decirte que con un granito de arena queremos brindar un honor para tu hijo y que su muerte no ha sido vana. Sinceramente, un gran abrazo desde Bolivia para ti, que lo has conocido al presidente. Por si acaso, hablé del saludo al presidente, le mostré la foto de la embajada que tuvimos el mes anterior, y una vez más te manda saludos, querido Justino. Gracias. La proposta in Parlamento è stata votata all'unanimità. È stata chiesta l'estradizione di questo figuro che vive a Miami in America. So che c'è una grossa campagna di moralizzazione. Speriamo che al più presto uno, ma già è un segnale forte, uno dei responsabili di questi efferrati omicidi venga condannato. Io do senz'altro la parola a Jacopo, perché lui non è fatto, forse ci rimette. Ma anch'io voglio ringraziare tutti i compagni e le compagne, le associazioni che hanno organizzato questa serata, questo momento di riflessione e approfondimento. Prima di tutto però lasciatemi dire che dobbiamo ringraziare Justino per la sua militanza, per la sua passione, ma anche per il fatto che non bisogna mai dimenticarsi, lui è il padre di una vittima, e ha saputo in questi anni, in questi 10 anni, come ci ha detto, trasformare il dolore tremendo per la perdita di un figlio in un'azione politica, una denuncia costante che ha consentito a migliaia di persone, non solo a Cuba ma in tutto il mondo, di conoscere la realtà e di spiegarsi perché Fabio è morto. E queste vittime, di cui abbiamo detto il numero, che sono ricordate a La Habana da questa straordinaria intuizione di Fidel, che ha fatto mettere le bandiere nere di fronte alla rappresentanza di interessi americana, a ricordo di tutti i morti provocati da un terrorismo criminale organizzato dagli Stati Uniti e pianificato fino al punto da far sì che coloro che combattevano contro il terrorismo oggi sono prigionieri degli Stati Uniti, come i 5 compagni eroi che sono impediti
addirittura di incontrare le proprie mogli, le proprie figlie, i propri parenti, per il solo fatto, cinque uomini coraggiosi, eroi, perché hanno messo a repentaglio la loro vita e la loro libertà per difendere il proprio paese, per impedire che atti come quelli che hanno ucciso Fabio Di Celmo potessero ripetersi. Queste persone, e quanti lo sanno in Italia? Pochi, purtroppo ancora pochi. Queste persone oggi sono prigioniere nelle carceri statunitensi, condannate a 2-3 ergastoli, impediti addirittura di esercitare i diritti minimi delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, dei detenuti, di incontrare le proprie figlie, i propri figli che crescono, le proprie mogli, per il solo fatto di aver denunciato alle autorità statunitensi che delle organizzazioni che avevano sede nel territorio degli Stati Uniti stavano preparando degli attentati terroristici contro Cuba. Una denuncia, la magistratura sta indagando, siamo in attesa dell'incriminazione di questo criminale che, guarda caso, questo criminale oggi è libero come un fringuello in questo paese della libertà che sono gli Stati Uniti. Un uomo che ha girato tutti i paesi per lasciare l'impronta di sangue. Bin Laden è stato addestrato, è stato formato, è un uomo della CIA. Quando morì Fabio a La Habana, lo sapemmo noi, lo seppero sicuramente i cubani, però effettivamente a tutt'oggi, se non fosse per il comitato Fabio Di Celmo, che ringrazio veramente di cuore, non se ne saprebbe praticamente quasi nulla ancora in Italia, ed è morto 10 anni fa, ucciso da un terrorista, pagato dalla CIA. Stessa cosa per quanto riguarda i cinque compagni cubani, da 8 anni stanno in carcere, a Cuba ovviamente.